Marco e bentornati su Gameplay Channel e su This War of Mine. Allora amici, riprendiamo la nostra serie. Mi raccomando, prima di iniziare vi ricordo un bel po' di pollici in su. Condividete con i vostri amici sui vostri social, iscrivetevi al canale se non siete iscritti e ovviamente commentate tantissimo. Continuiamo la nostra storia su This War of Mine. Non mi ricordo se eravamo al giorno 6 o al giorno 7. Adesso lo vediamo. Ok, giorno 7. Settimo giorno. Per il momento, per fortuna, siamo ancora tutti e tre. Questo è quello che avevamo fatto appunto nel precedente gameplay che avevamo iniziato. Allora, Katia, ok, è depressa, fame e stanca. Lui ha fame e stanco. Ok, allora, Bruno. Mamma mia, sento i bombardamenti, ragazzi. Vai a cucinare. Ne puoi fare solo uno. Inizia a farne uno. Katia, mangiati la tua solita scatoletta, così poi ti mando a dormire. Bruno, mangia questa. Ok. Tu vai a preparare dell'acqua. Non ha un gran sapore. Ok, Katia la mandiamo subito a dormire. Come detto. No, scusa. Katia, vai a dormire. Vai a dormire. Bruno, vediamo qua cosa ti manca. Ci manca appunto l'acqua. Ok. Dobbiamo aspettare un attimo che Pavel faccia l'acqua. Bruno avrebbe bisogno di riposarsi, adesso ti facciamo riposare. Vediamo Pavel. Ah cavolo, mi manca il filtro. Pensavo di averlo il filtro. Vabbè, andiamo giù a farlo. Allora, poi mandiamo Bruno a fare l'acqua così. Allora, Bruno, sei stanco? Vabbè, intanto vatti a sede, va. Vatti a sede. Lei cos'è che vuole? Non so, il simbolino che ha Katia sulla testa. Depressa, parla. Ah, parla da sola. Parla da sola, va bene. Fanne uno, ok, produci. Katia? No, dormi. Katia, devi addormire. Bruno, che cavolo fai qua? Ah, perché stava parlando con Katia. Per favore, Katia, non arrenderti. Andare avanti è così difficile. Ah, loro parlano perché lei è depressa. Vabbè, dai, fate questa chiacchierata. Lo so. Giustamente, lei è depressa, però farò quel che posso. Ok. Allora, Pavel lo mandiamo a fare l'acqua, così poi lo mandiamo a dormire. Dobbiamo resistere. Scusa, hai ragione. Ok, magari lei si ripiglia, speriamo. Vai, produci. Poi Pavel, vai un attimo qua sotto. Vediamo se riusciamo magari a potenziare o questo qua. Adesso vediamo un attimino quale dei due potenziare. Questi parlano ancora, oh. Ma Pavel, vai giù. Va bene, Katia, vattene a dormire, va. Questi stanno lì a parlare. Allora, potenzialmente in realtà sì, potrei ottenere cibo o medicine, merce a barattare in vari nuovi modi. Questo qua non sarebbe male. Allora, proviamo ad aumentare il laboratorio, che peraltro me l'avevate anche consigliato in qualche precedente gameplay. Allora, qua l'acqua si sta facendo. Ok, Bruno, puoi andare a cucinare per cortesia. Ok, bravo. Katia, dormi. Sempre depressa, sempre stanca, però. Perché dobbiamo aspettare l'acqua. Ok. Va bene. Perché qua non aveva finito, mi sa. Ah, Bruno, finisci tu di fare l'acqua intanto che Pavel... Perfetto, abbiamo migliorato il nostro banco da lavoro. Pavel, fammi un po' vedere che cosa possiamo fare. Possiamo fare in realtà una poltrona. Questa non sarebbe male, che ci dà comunque del comfort. Vabbè, il letto, i pannelli. E possiamo riparare il nostro rifugio con i pannelli. Beh, ottima cosa. Questa cos'è? Trappola per piccoli animali. Questa anche non sarebbe male, ragazzi, perché ci può procurare quantomeno del cibo. Una distilleria. Va bene, quindi sì, ci si sono sbloccate un po' di nuove cose. Direi che va anche bene così. Non credo di poter migliorare anche questo, però... Io comunque ci provo. Vediamo un po'.
Eh no, questo infatti non lo possiamo fare. Niente, allora Pavel, intanto vai anche tu a dormire. Perché per il momento, finché non mi si fa l'acqua, purtroppo non posso. No, no, scusami. Tu dormi. Ok, Bruno, vatti a sedere un attimo perché dobbiamo necessariamente aspettare l'acqua per poter cucinare un altro pasto che serve a Pavel, che è l'unico che ancora non ha mangiato. Ok, quindi aspettiamo un attimo che finisca di fare l'acqua. Qua tra l'altro sì, avevamo già fatto tutto. Che cavolo fa? Oh, ma che è, sei impazzito, Bruno? Ma ha fatto uno scatto da centometrista. E meno male che sei stanco, eh. Porcaccia miseria. Altrimenti potremmo anche migliorare la stufa. Non l'avevo vista, cioè la nostra cucina. Anche questa non sarebbe male perché credo che ci permetta di cucinare meglio. Permette di preparare il cibo cotto in modo più efficiente e di conseguenza di risparmiare combustibile. Anche questo infatti non sarebbe male da fare. Solo che vabbè, anche questo comunque non possiamo farlo. Però non sarebbe affatto male. Intanto che lì si fa l'acqua, mandiamo un attimo Bruno a vedere se magari qua possiamo fare qualche arma. Ho paura di no. Però riuscissimo a farci almeno il coltello, ragazzi, non sarebbe male. Che quantomeno abbiamo una difesa in più. Ah, ok, lei si è riposata. Perfetto. Allora, vediamo se... no. No, purtroppo ci manca un bel po' di roba per poter fare il coltello. Niente, come non detto. Vabbè, Bruno intanto torna su. Lei si è riposata ed è a posto. È solo depressa, però vabbè. Vai su a sederti, va, così almeno ti ripigli un attimo. Qua l'acqua ormai è praticamente a posto. Fumare mi tranquillizza. Ah sì, lui fuma. Dobbiamo anche tra l'altro prendere nel prossimo giro qualche sigaretta, perché abbiamo visto che lui è un fumatore, quindi si tranquillizza appunto fumando. Come dargli torto del resto. Allora, sì, qua l'acqua ha finito. Ok, vai. No, Katia. Testa seduta lì, Bruno cucina. Uno solo ne posso fare, purtroppo sì. Siamo un po' a corto di cibo, ragazzi. Siamo proprio a corto di cibo. Ok, Bruno, tu hai finito, quindi vai. Pavel, svegliati un attimo, vai su a mangiare, così poi ritorni a dormire. E almeno per la notte, ragazzi, sia Bruno che Pavel sono svegli. E sono a posto e quindi possono fare la guardia entrambi. Perché sennò, come abbiamo visto, se ci fanno irruzione ce la rischiamo grossa. Ok, vai. Perfetto. Ok, mangia. Benissimo, vai a dormire. Ah, è già terminato il giorno. Ok, speriamo che si sia un po' in realtà no, non è che si sono riposati tanto, purtroppo. Però mettiamoli lo stesso tutti e due a fare la guardia. Abbiamo un po' di cose nuove, tra l'altro. Fare attenzione, parti, armi, cibo, materiali e medicine nell'agenzia viaggi. Ospedale, fare attenzione. Abbiamo anche una scuola bombardata, pericolo, piccolo caseggiato, anche questo pericolo. Io direi di provare nell'agenzia viaggi, che ci dice fare attenzione, però non è proprio una situazione di pericolo. Portiamoci come sempre il piede di porco e andiamo. E speriamo che Dio ce la mandi buona. Speriamo di trovare un po' di roba e soprattutto di non trovare pericolo. Perché qua... cacchio, non ho la pala. Vabbè, iniziamo ad andare sopra allora, va? Che tanto facciamo il giro da sopra, male che vada. Ok, allora qua non c'è nulla da rovistare. Vediamo qua cosa c'è. Spero più che altro che non ci sia nessuno, ragazzi, perché... Cacchio, ho sentito una porta. Ho sentito casino, ragazzi. Prova ad aprire. È sbarrata dall'altro lato, e ti pareva. Guarda di qua. Qua vabbè, però mi sa che non si apre. E dobbiamo andare su. Mi sa che dobbiamo andare sopra. Eh sì. Ok, qua non si può rovistare nulla.
Qua non so se si può aprire. Sì, questa sì, finalmente. Solo che non posso andare di là. Questi corpi sono orribilmente mutilati. Queste ferite sono state inflitte con estrema crudeltà. Chiunque sia stato era certamente uno psicopatico squilibrato. Andiamo bene. Ah, ce la fa a passare. Grande, Katia. Grande così. Agilissima la nostra Katia. Questo è un posto, mi sa, molto pericoloso, ragazzi, mi sa veramente molto pericoloso. Bisognerà starci. Oh, cacchio. No, questo c'ha la pistola, ragazzi. Quindi io può fare ben poco per te. No, no. Vattene assolutamente via, torna giù. Io ti cavo gli occhi se non taci, azzo. Sì, il problema è che quello lì ha la pistola, noi non ci abbiamo niente. Quindi io non posso. Ah, è saltata giù così proprio. Proviamo comunque a tirar via ste macerie. Se ci servirebbe veramente tanto, tanto cibo. Qua ce l'ha fatta. Allora, vediamo cosa c'è di qua intanto. Oh, cacchio. C'è un po' di vento. No, qua non mi fido ad andare, ragazzi. Qua non mi fido assolutamente ad andare perché c'è troppa gente. Troppa gente e noi non siamo armati. Non siamo assolutamente armati. Vabbè, ci siamo presi un po' di legno, un po' di parti. Ragazzi, meglio che niente, io me ne torno all'uscita. Assolutamente sì. Non vai di qua, Katia, vero? Ok. Ok, vai fuori. Buttiamocela via, ragazzi, perché è un po' troppo pericoloso. Un po' di parti, un po' di legno comunque l'abbiamo trovato, quindi potrei fare magari degli upgrade. Siamo all'ottavo giorno. La prossima esplorazione assolutamente dobbiamo trovare un posto tranquillo. Chi è? Ah no, sono loro. Guardate quanta roba, mi piacerebbe portarne così tanta tutte le notti. È stata una nottata tranquilla. Ok. Abbiamo preso comunque un bel po' di roba. Il problema, ragazzi, è che non abbiamo assolutamente cibo. Katia, vai subito a dormire. Comunque è un po' meno depressa del solito. Sono tutti e due molto stanchi. Quindi Pavel ti manda a dormire. Bruno, come al solito, lo mandiamo a cucinare. Ma ho idea di poter fare solo due pasti. Peraltro non ho neanche acqua. Allora, è un bel problema, ragazzi. Quest'ottavo giorno sarà un po' problematico. Eh sì, decisamente problematico. Allora, intanto direi di fargli fare un paio di filtri. Vai. Così, una volta che hai fatto i filtri, vai qua. Mi sa che oggi non riescono. Non riusciamo a farli mangiare tutti. Purtroppo oggi mi sa che va male. Ok, vai. Ah no, scusa, scusa. Aspetta, stai lì. Fai il secondo. Oggi è dura, veramente dura. Così poi lo mandiamo a fare subito dell'acqua. Ok, poi lo facciamo cucinare. Povero Bruno che fa tutto mentre gli altri se la ronfano, però del resto a cucinare deve farlo lui perché essendo già un cuoco, infatti vedete che c'è scritto abile in cucina, riesce a cucinare risparmiando risorse e quindi questo non è assolutamente male. C'è qualcuno alla porta? Allora intanto produci. Aspettiamo un attimo e barattiamo assolutamente con del cibo, ragazzi. A questo punto direi di provare a barattare con del cibo. Ok, allora vai alla porta, Bruno. Faccio fare tutto a te, ma adesso appena Kate si sveglia, poi facciamo il contrario. Aiutatemi per favore. Questo qua mi sa che non vuole barattare. Sa che c'ha bisogno d'aiuto e sarà un bel problema. Grazie per avermi aperto la porta e speriamo di non aver fatto male. Grazie al cielo siete qui. Un colpo di mortaio ha colpito un caseggiato lungo la strada e ci sono delle persone sepolte fra le sue macerie. Vi prego, aiutatemi a tirarle fuori. Abbiamo bisogno di tutto l'aiuto possibile. Improvviseremo un ospedale. Di fortuna per i feriti a casa mia. Diletta il materiale medico. Mi aiutereste?
Sì, potremmo aiutarlo, però. Però è un bel problema. Allora, Katia. Ok. Manderei Katia a sto punto. Proviamo a mandare Katia, anche se ha fame. Nel frattempo io cucino per Pavel e Bruno. Vai. Katia, vai tu. Ok. Perfetto, e Bruno. Allora, Bruno lo manderei un attimo a riposare, che intanto dorme un minimo. Ok, Bruno, vai a cucinare un attimo. Lo so che sei molto stanco, ma qualcuno lo dovrà pur fare. Allora, cucina, magna e vattene subito a dormire. Sperando di poterne fare due di pasti. Sì, perfetto. Vai, produci. Vai, Bruno, dai una cucinata al volo. E poi tornatene a dormire. Anzi, prima mangia. E poi tornatene a dormire. Speriamo che Katia ce la faccia, ragazzi. Vai, mangia. Ok, e tornatene subito a dormire. Pavel, vai a mangiare. Vabbè, Pavel non è neanche più stanco, quindi direi che va bene così. Penso di andare con Pavel in spedizione perché è l'altro personaggio che ha lo zaino. Con 12 slot anziché 10, perché mi sembra che Bruno invece ha solo 10 slot. Perfetto, allora Pavel direi che è a posto. Io comunque lo rimando a dormire. E a questo punto possiamo fare termina giorno. Ok, infatti, per cui Bruno è molto stanco, quindi comunque lo lasciamo a dormire a letto, sperando, ragazzi, sperando che non arrivi nessuno. Mi serve qualcosa con del cibo. Però il problema è che qua è tutto pericolo. Montagne di materiali. Pericolo. Fare attenzione. Pericolo. Piazza centrale. Scambio possibile. Cantiere edile. Montagne di cibo. Però c'è il pericolo. Proviamo. Avamposto militare. Proviamo al cantiere edile. Tra l'altro ci sono sbloccati un sacco di cose in più. Proviamo al cantiere edile e cerchiamo di recuperare almeno del cibo e poi scappiamo via di corsa. Sperando di non beccare nessuno all'ingresso. Allora, rivista qua. Per la guerra volevo comprare un appartamento qui. Mi sa che hai fatto bene a non comprarlo. Guarda come sono ridotto. Razzo, iniziano a sparare. Qua iniziano a sparare, ragazzi. E ciò non è che sia molto bello. Chiavo. Ah, vai giù un attimo a rovistare. Ok. Mi serve più che altro del cibo a me. Poi tutto il resto. Per adesso prendo. Ce la fai ad andare qua? Sa che qua non ce la fa ad andare. E torna su allora. Mamma mia che agilità. Stanno sparando, ragazzi, quindi questa non è assolutamente una gran bella cosa. Prova ad andare su. Che qua sparano di brutto. Ragazzi, la vedo dura perché stanno sparando di brutto. Non so a chi. E non so chi sta sparando. Ok, dopo butto via il pupazzo. Adesso sto cercando di fare in fretta, ragazzi, perché ho paura di rimanerci secco, sinceramente. Però c'è scritto montagne di cibo, ma io qua cibo ancora non ne sto a trovare. Cibo ancora non ne trovo. Questo polvere da sparo ci serve. Prendiamo ancora uno di questi e il resto lo lascio lì. Vai, andiamo su. Qua stanno a sparare brutto, eh. Stanno a sparare brutto. Qua c'è qualcosa, no? Qua potrei prenderlo, ma non so. Non so come raggiungere il luogo. Grazie a sta ceppa, manco io lo so. Vai, prova a rovistare qua.
Intanto ragazzi, siamo senza cibo, siamo completamente senza cibo e continuiamo a non trovarne. Finalmente ce l'ha fatta. Allora, dai, prima un occhio di qua. Però qua io non so se posso passare, sinceramente. Credo di no, però provo ad aprire. Non so come arrivarci qua su. Non ti puoi arrampicare, cioè io ho fatto tutto sto casino per niente. Qua si nasconde, basta. E di là come cavolo ci arrivo, scusa? Non puoi salire di qua, che c'è anche la scaletta. Ah, eh sì, vedi. Stato lì a tirar via le macerie come un pirla. Oh, cazzo, meglio spostarsi. No, no, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù, vai giù. Ah, anzi no, vai di qua, corri, corri, corri. Ho paura che arrivino di qua, ragazzi. Eh sì, stanno arrivando di qua. Cacchio. Proviamo ad andare su o a tirar via sta cosa. Meno male che il piediporco almeno quello ce l'ho. Fatto che mi sa che facciamo un gran casino. Non vorrei che quei due cecchini lì ci legnano di brutto. Vai, apri. Qua c'è qualcosa. Forse se mi va di culo che trovo del cibo, ragazzi, prendo il cibo e volo via. Come se non ci fosse un domani. Concime, che cacchio me ne frega, me del concime. Le parti, sì, va bene, però medicine. Posso prendere anche le medicine, ma se non trovo del cibo, me ne faccio anche ben poco. Vediamo se qua ci fosse del cibo. Dovrei tornare indietro. Qua sopra non posso andare. Sì. E non c'è niente da rovistare. Il sole sta sorgendo. No, mi sa che non c'è nulla. Ah, qua c'è qualcosa. Proviamo a rovistare qua e poi scappiamo via. Medicine. Sì, vabbè. Possiamo prendere questo, però. A me in realtà serviva. Prendiamo anche del tabacco. Però mi serviva del cibo. Sarà più difficile tornare, porcaccia. Solo che questo era un casino perché abbiamo dovuto fare dei giri dell'oca per riuscire ad arrivare fino a su. E peraltro neanche ho trovato cibo. Nono giorno. Spero che Pave e le Kate ce l'abbiano fatta, ragazzi, perché è stata una nottata tranquilla. Kate è tornata dopo aver aiutato a tirare fuori i cadaveri sepolti sotto il caseggiato. Abbiamo avuto qualche problema, ci auguriamo che Pavel torni presto. Bruno si sente molto meglio, dobbiamo solo tenerlo sotto controllo. Ok, il problema è che qua hanno tutti fame, ma io non c'ho una beata fava da mangiare. Oggi non è una gran giornata, speriamo almeno che Pavel torni, perché con i materiali che ha Pavel quantomeno potrei riuscire a costruirmi la trappola. Ah no, ma questa posso già farmela, che pirla. Eh sì, posso in realtà già costruirmela la trappola. Vai, posizioniamola. Ok, quindi ragazzi, posso costruirmi la trappola, per cui magari speriamo che dalla trappola per topi riesca, insomma, riusciamo a tirarne fuori almeno un minimo di cibo, ci mangeremo i sorci, che schifo. Vabbè, d'altronde questo ci offre la situazione, quindi per forza di cose dobbiamo fare così. Spero vivamente che Pavel torni sano e salvo, me lo auguro davvero. Che dire, mi raccomando, come sempre, vi ricordo un bel po' di pollici in su per questa bella serie. Pavel è andato a cercare. Ah, è tornato Pavel. Meno male. Va bene, ragazzi, abbiamo scoperto che Pavel, per fortuna, è tornato. Ha trovato un bel po' di roba, anche se purtroppo cibo non ne ha trovato, però. No. Al momento non ha. Vabbè, lasciamo qua la trappola. Intanto mandiamo. No, lui ha già dormito abbastanza, quindi va bene.
Lascerei Pavel intanto a dormire. E quindi vi dicevo, un bel po' di pollici in su, condividete con i vostri amici e sui vostri social e soprattutto commentate, commentate tantissimo. Detto questo, amici, per questo gameplay da This War of Mine è tutto. Noi ci ribecchiamo al prossimo gameplay. Ciao belli!